Ciao, innamorarsi dell'amante è sempre fonte di sofferenza. Perché diventa fonte di sofferenza? Se ti innamori nel modo sbagliato diventa fonte di sofferenza, perché sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna, se hai una relazione con una persona impegnata, sia essa sposata, fidanzata, convivente o che cavolo è uguale, se tu ti innamori diventi bisognoso. E dopo un po' di tempo questo tuo innamoramento aumenterà ancora di più perché ci sarà sempre il vincolo dell'altra persona. Ora uno dice, beh, però potrebbe lasciare l'altra persona, ma potrebbe sì, ma non è, intanto A non è detto che lo faccia, B le probabilità che lo faccia sono, diciamo così, inversamente proporzionali al tuo livello di coinvolgimento, cioè più tu ti coinvolgi, meno possibilità che lui lasci l'altra persona ci sono, anzi più è probabile che si coinvolga ancora di più con l'altra persona, perché in realtà sei tu che gli dai la sicurezza. Nel momento in cui tu gli dai la sicurezza, la presenza di esserci, come dire, lui o lei, diciamo, consolida il rapporto dall'altra parte, perché tanto questo è consolidato, quindi va anche a, diciamo, magari migliora anche la relazione con l'altra persona, cioè un amante, tra virgolette, può aiutare, può servire a consolidare un matrimonio. Invece non lo consolida quando quest'amante non è così disponibile, non è così sempre presente. Però devi tenere conto di una cosa, devi tenere conto che non devi innamorarti, cioè innamorarti non devi diventare dipendente, non devi diventare bisognosa di quella persona. E quindi che cosa fare in questi casi? Beh, la cosa migliore da fare è essere logici e razionali, pensare che quando lui o lei sta a casa col compagno, quindi non è disponibile, tu hai dei vantaggi. Intanto tu sai dov'è, sai con chi è, ma lui o lei non sa dove sei tu e non sa con chi sei. Certo che se sa che tu stai sempre a casa a pensare a lei o a pensare a lui, allora è tranquillo. Invece tu non sai, devi destabilizzare dove sarai. Lui è con la moglie, lei è col marito, col compagno, con chi è, e tu andrai in giro, farai delle cose, farai delle nuove conoscenze, ti dedicherai a conoscere altre persone. Questo è il modo migliore per destabilizzare una situazione. Quando lui sta con un'altra persona, cioè quando lui o lei sta con il marito o la moglie, tu devi dedicarti a conoscere altre persone. Questa è la cosa fondamentale che puoi fare per riuscire a invertire la situazione, cioè devi dedicarti coscientemente a conoscere altre persone. In questo modo riuscirai, come dire, a invertire la clessidra, perché sarai tu che sarai imprevedibile. Sarai tu che gli genererai delle tensioni. Perché tu hai il controllo della situazione, tanto sai che è con la moglie o è col marito e lui invece non sa quello che tu fai. Quindi tutto questo farà sì che, diciamo, l'innamoramento da parte sua, il coinvolgimento aumenti. Però devi tenere presente che non devi farlo se non, cioè se sei innamorata o innamorato ti viene difficile fare questo. Quindi è importante fare, c'è una meditazione anche qua, di sgancio affettivo per sganciarti un po' in modo tale che in questo modo riuscirai tranquillamente a gestirti la situazione e a ribaltare la clessidra, a far sì che sia lui o lei, diciamo, a inseguire te e ad avere i dubbi, non viceversa. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!